Nel brano dialogano due personaggi, un venditore di calendari, almanacchi, e un passeggere, cioè un occasionale passante. I calendari dell'anno nuovo venivano venduti per strada, con gli auspici di rito di buona fortuna per l'anno venturo. Questo fatto serve da pretesto a Leopardi per immaginare una conversazione che ha per oggetto il tema della speranza nella felicità, una delle costanti illusioni ottimistiche degli uomini, facilmente portati a credere che il futuro riserverà loro momenti migliori di quelli passati. Anche il venditore non ha dubbi, l'anno che viene sarà migliore di quelli precedenti, eppure non vi è nel passato un solo anno a cui egli possa fare riferimento come periodo certo di felicità. L'esperienza mostra che la felicità non è mai esistita, non vi è stata che l'illusoria perenne attesa di essa. Nessuno tornerebbe a vivere da capo la propria vita, con tutti i suoi accadimenti, però ciascuno tornerebbe a vivere una nuova vita, senza sapere ciò che essa riserva, accettandone i rischi e le speranze. L'uomo, insomma, preferisce sperare piuttosto che usare la ragione, il bello della vita consiste proprio nell'illusione, nell'attesa, vana, della felicità. Questi argomenti pessimistici, di alto contenuto, in quanto meditazioni sull'uomo e sulla sua natura, sono svolti nella forma letteraria del dialogo filosofico. I personaggi hanno due diverse funzioni, da una parte c'è il venditore, cioè l'individuo comune che ignora la reale sostanza delle cose, dall'altra il passeggere, cioè il filosofo. Il quale, con severo uso della ragione, guida l'uomo comune nel ragionamento e lo porta alle conclusioni che ho esposto. L'illusione, comunque, non viene estirpata. Nella parte finale del dialogo il passeggere rivolge ironiche parole di speranza al venditore. Parole in cui non crede affatto, ed acquista l'almanacco più bello, quasi a farsi gioco della fiducia nel destino. Insomma, le illusioni non devono morire e non possono morire, perché di esse è fatta la vita, è necessario stare, almeno per finta, alle regole del gioco. È meglio continuare a credere che il tempo futuro possa essere, cosa incredibile, migliore del passato. Gli uomini sono, per necessità, molto ingenui. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. Almanacchi! Almanacchi nuovi! Lunari nuovi! Bisognano, signore, almanacchi? Almanacchi per l'anno nuovo? Sì, signore. Credete che sarà felice quest'anno nuovo? Oh, illustrissimo, sì, certo. Come quest'anno passato? Più, assai. Come quello di là? Più, illustrissimo. Ma come qual'altro? Non vi piacerebbe egli che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi? Signor, no, non mi piacerebbe. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi? Saranno 20 anni, illustrissimo. A quale di cotesti 20 anni vorreste che somigliasse l'anno venturo? Io? Non saprei. Non vi ricordate di nessun anno in particolare che vi paresse felice? No, in verità, illustrissimo. Eppure, la vita è una cosa bella, non è vero? Cotesto si sa. Non tornereste voi a vivere cotesti 20 anni e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste? Caro signore, piacesse a Dio che si potesse. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta, né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati. Cotesto non vorrei. O che altra vita vorreste rifare? La vita che ho fatta io? O quella del principe? O di chi altro? O non credete che io, e che il principe, e che chiunque altro risponderebbe come voi, per l'appunto, e che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro? Lo credo, cotesto. Neanche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo? Signor, no, davvero, non tornerei. O che vita vorreste voi, dunque?
Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senza altri patti. Una vita a caso e non saperne altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo? Appunto. Così vorrei ancor io, se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a tutto quest'anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato che il bene, se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita che è una cosa bella non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce. Non la vita passata, ma la futura. Con l'anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice, non è vero? Speriamo. Dunque, mostratemi l'almanacco più bello che avete. Ecco, illustrissimo, cotesto vale 30 soldi. Ecco 30 soldi. Grazie, illustrissimo. Arrivederla. Almanacchi! Almanacchi nuovi! Lunari nuovi!